Aridanga Ariumba Coyumba. Dice, ma a che serve fare la ronda? La ronda serve, ragazzi, perché Angaridanga Ariumba Coyumba, può darsi che qualcuno cominci a comprendere che bisogna controllare il territorio e non si può lasciare abbandonato a se stessi. E a volte le battaglie sono così, sono lunghe, spesso senza risultati. Qualcuno dice, non la vinci mai, le uniche battaglie che si perdono sicuramente sono quelle che non vengono combattute. Poi, alla fine, ripeto, Angaridanga Ariumba Coyumba, qualche risultato esce fuori. Per esempio, mentre ieri Frascati era in pieno abbandono, avete visto che un'auto della Polizia di Stato è ferma proprio sotto la salita a Villa d'Orlonia. E così gli smutandati, che stasera sono pochi, però ce ne sono sempre qui, gli smutandati la piantano. Ecco qua, vedete, anche i carabinieri presenziano questa sera con una loro auto, Angari d'Angari Yumba Coyumba. Dai, questa me la rifaccio perché è storica, eh? È storica. Una macchina della Polizia di Stato e una dei carabinieri che presenziano il centro di Frascati. Che sono proprio gli irriducibili stasera, eh? Proprio un gruppetto, ma robetta rispetto a quello che si vedeva. Guardate che spettacolo, quei lampeggianti che da lontano ti dicono, stasera non c'è trippa per gatti. A proposito, ma poi si è saputo quella puzza dei pesce, di pesce fragico, che mi dicono, guardate che spettacolo, ragazzi, mo venite che busta, va, venite che busta a Perna Sua, a Villa d'Orlogna. Dico, quella puzza di pesce fragico a Roma, no, che mi dicono al centro di Roma, dalle parti del Nazareno, Vigna di Sant'Andrea, si sentiva fino a Fontana dei Trevi, mi hanno detto. Ma per le sardine non vale che se esca da regione, no, vabbè, quelle saranno venute via mare, avranno risalito il Tevere e poi sono uscite fuori. Lo so, che poi fa?